Anche le Marche purtroppo stanno accusando il colpo della crisi generale, accentuata dalla presenza di piccole e medie imprese, impreparate ad affrontare la crisi e sempre più scettiche sulla possibilità di superarla. Un concetto che è stato centrale anche nel convegno Contrattare il nostro mestiere, dal territorio a Mirafiori, tenutosi all'ente fiera di Civitanova Marche. La ripresa sta arrivando a sprazzi, poi torna indietro, cioè c'è molta incertezza. Purtroppo siamo in assenza di politiche industriali di sostegno da parte della mano pubblica centrale e anche molto spesso locale. Nella vostra area qui c'è il problema appunto dell'elettrodomestico, che è una questione su cui si sta lavorando ma che è molto molto grave. Le piccole imprese hanno bisogno di credito, qui c'è un problema che riguarda le banche e quindi occorre sviluppare delle azioni anche da parte delle amministrazioni verso le banche di pressione. Ecco. È chiaro che bisogna aspettare che riprendano a tirare le grandi imprese e i grandi mercati per beneficiarne tutte le altre imprese del territorio. Bisogna affrontare la crisi, bisogna fare accordi che consentano alle aziende non solo di sopravvivere, che è importantissimo, ma anche di mettere le basi per poi non morire quando arriva la ripresa.